Ciao a tutti ragazzi, bentornati su FreeKicks Italian. Questo è un nuovo video in cui vi mostreremo il tutorial su come calciare alla Messi. Avevamo già fatto un tutorial sui tiri alla Messi, ma era un tutorial un po' improvvisato e montato così su due piedi. Invece questo l'abbiamo rifatto, ci siamo allenati molto di più e infatti sono usciti dei tiri a nostro parere migliori di quelli della volta scorsa. Un esempio è questo tiro che vi stiamo per proporre, che successivamente analizzeremo. Questo tiro è un tiro calciato alla Messi. Come potete vedere, ha una discreta potenza ma moltissimo effetto. Infatti, questo effetto a girare può essere imprevedibile per il portiere, soprattutto se la palla è angolata. Tutto ciò è dato da una rincorsa e da un punto di contatto diversi dagli altri tiri. E chi calcia in questo modo, cioè chi calcia come Messi, sono anche Insigne e Del Piero. La rincorsa, se la porta è verso quella parte, deve essere perpendicolare al pallone, in questa maniera qua. Se si è destri, se si è sinistri, viceversa, la rincorsa deve essere da questa parte. La rincorsa deve essere circa 3-4 passi. Questa posizione differente permette di andare meglio sul pallone e quindi di riuscire a dare più effetto alla palla col piede. I punti di contatto col piede e col pallone sono i seguenti. Per il piede bisogna colpire la palla con questa parte del piede, più o meno dalla zona che va dall'alluce verso il metatarso. Mentre con la palla, mentre si calcia, se si è destri bisogna colpirla leggermente dal baricentro della palla verso sinistra, così. Se si è sinistri viceversa. Con questa parte del piede si colpisce qua, non proprio nel mezzo. Per rendervi meglio l'idea, abbiamo deciso di mettere dello scotch sul punto di contatto del pallone. Posizioniamo il pallone in questo modo, se siamo destri, e adesso vi faremo vedere alcuni slow motion che vi faranno comprendere meglio sui punti di contatto e su come si calcia. Thank you.